Grecia è una penisola nel Mediterraneo orientale prevalentemente montuosa e collinare, circondata da numerose isole nel Mar Egeo e nel Mar Ionio. Attorno al 2000 a.C., alcune tribù nomadi provenienti da nord-est si insediarono sulle coste della penisola greca e nelle isole. In Grecia nacquero la scienza, la filosofia, la storiografia, l'arte e il teatro, che influirono sul modo di pensare e sulle conoscenze di molti popoli. Ancora oggi si possono ritrovare tracce della civiltà greca nella nostra lingua e nell'architettura di alcune città. I greci, inoltre, furono i primi a dare vita a una forma di governo adottata oggi da molti paesi del mondo, la democrazia. Attorno al 2000 a.C., in Grecia, nella regione del Peloponneso, si stabilirono gli Achei, una popolazione nomade proveniente dall'Asia centrale. Gli Achei non fondarono un unico grande regno, ma tante piccole città-stato indipendenti, spesso in lotta tra loro, come Argo, Pilo, Tirinto, Sparta e Micene. Quest'ultima era la città più importante e diede il nome alla loro civiltà. La città di Micene, come tutte le altre città-stato micene, era una vera e propria fortezza, costruita su un'altura che dominava la pianura sottostante. Era protetta da una cinta di mura ciclopiche, che in origine circondavano solo il palazzo del re e la parte alta della città. Per i micenei, più queste mura erano alte, spesse e poderose, più la città-fortezza era considerata potente. Intorno al 1450 a.C. i micenei conquistarono Creta. L'incontro con questa cultura trasformò il modo di vivere dei micenei. Essi infatti appresero dai cretesi la scrittura, l'arte del commercio e le tecniche di navigazione, grazie alle quali arrivarono a fondare colonie lungo le coste dell'Anatolia, nell'Italia meridionale e in Spagna. Successivamente i micenei condussero lunghe guerre contro alcune città dell'Anatolia, fra cui Troia, che si trovava in una posizione favorevole ai commerci marittimi nel Mar Nero. I micenei la conquistarono intorno al 1250 a.C. Ma chi raccontò questa storia? Omero, poeta greco vissuto nell'VIII secolo a.C., scrisse due famosi poemi, cioè componimenti in versi. L'Iliade e l'Odissea. Il primo narra la guerra di Troia, il secondo l'avventuroso viaggio di ritorno a casa, nell'isola di Itaca, del guerriero greco Ulisse, al termine della guerra. I racconti si snodano tra mito e realtà, ma attraverso le vicende di re ed eroi micenei e troiani, gli studiosi hanno potuto ricostruire abitudini e costumi di questi popoli. Paride, figlio di Priamo, re di Troia, rapì Elena, la moglie del re di Sparta Menelao. I re di tutte le città della Grecia si unirono sotto la guida di Agamennone, re di Micene, e dichiararono guerra a Troia. Achei e troiani si scontrarono per 10 anni. Gli Achei riuscirono alla fine a vincere la guerra, soltanto usando uno stratagemma. Lasciarono sulla spiaggia un grande cavallo di legno e finsero di tornare in patria. I troiani introdussero il cavallo dentro le mura della città in segno di vittoria. Durante la notte gli Achei uscirono dal ventre del cavallo, dove si erano nascosti, aprirono le porte della città e fecero entrare il resto dell'esercito. I troiani, sorpresi, non furono capaci di reagire e Troia venne saccheggiata e distrutta. Troia era una città che sorgeva sullo stretto dei Dardanelli, in una posizione favorevole alla navigazione e al commercio dal Mar Egeo al Mar Nero. I troiani controllavano le rotte commerciali e pretendevano compensi per lasciar passare le navi di altri popoli attraverso lo stretto. I micenei non intendevano più pagare le pesanti tasse, e forse fu proprio questo che spinse le città-stato micenee ad allearsi e a dichiarare guerra alla città di Troia. A partire dal 1200 a.C., la civiltà micenea conobbe un periodo di notevole decadenza. I commerci diminuirono e molte città furono distrutte dai Dori, un popolo proveniente dal nord Europa. Ogni città-stato era governata da un re, sovrano assoluto, chiamato Vanax.
Seguivano poi i nobili, proprietari di terre e bestiame. Il capo dei guerrieri, chiamato Lavagetas. I guerrieri, i sacerdoti e le sacerdotesse. Il popolo, chiamato Demos, era formato da contadini, artigiani, tessitori, costruttori di navi e fabbri. Viveva nei damoi, cioè i villaggi, che si trovavano nelle campagne fuori delle mura. Solo il re, i nobili e i sacerdoti potevano possedere le terre, che venivano affidate ai contadini in cambio di una parte del raccolto. Infine c'erano gli schiavi, di solito prigionieri di guerra, destinati ai lavori più pesanti. Il territorio abitato dai micenei non era favorevole all'agricoltura, perché era montuoso e con pochi corsi d'acqua. I micenei coltivavano prevalentemente viti e ulivi. I pastori allevavano cavalli, capre e pecore, dalle quali ricavavano una lana pregiata che le tessitrici lavoravano con abilità. Dagli Egizi e dai Cretesi gli artigiani micenei avevano imparato a lavorare l'oro, l'argento e l'avorio, con cui realizzavano raffinati gioielli. Con l'argilla costruivano vasi, che venivano poi decorati con tecniche innovative. I mercanti viaggiavano per mare su agili navi a vela quadrata e commerciavano con molti popoli del Mediterraneo. Scambiavano i prodotti che avevano in abbondanza con metalli, come lo stagno e il rame, indispensabili per ottenere il bronzo, un materiale utilizzato dai fabbri sia per costruire le armi sia per coniare le monete. Le donne erano rispettate e godevano di una certa libertà. Partecipavano alla vita pubblica e potevano lavorare come domestiche, tessitrici e distributrici di cereali. Le sacerdotesse spesso possedevano e amministravano terreni. I micenei erano politeisti, cioè credevano in molti dei. Adoravano divinità antropomorfe, cioè simili agli esseri umani, che rappresentavano le forze della natura e avevano gli stessi vizi e le stesse virtù degli esseri umani. Zeus e sua moglie Hera erano il re e la regina degli dei e degli individui. Poseidone era il dio del mare. Ares il dio della guerra. Demetra la dea dei raccolti. Per ottenere la loro benevolenza, i sacerdoti sacrificavano animali, come capre, vitelli e buoi, e offrivano i prodotti della terra in santuari edificati sulle montagne. Il culto delle divinità micene fu ripreso dalle successive civiltà greche. I micenei avevano un profondo culto per i morti. I defunti venivano sepolti in modi diversi a seconda della classe sociale. Le tombe dei re, dei guerrieri e dei nobili, dette tholos, erano grandi costruzioni circolari, con il soffitto a cupola. Un corridoio conduceva alla camera, dove veniva deposto il corpo del defunto insieme agli oggetti che gli erano appartenuti in vita, come gioielli, oggetti personali e armi usate per combattere. Spesso il volto era ricoperto da una maschera d'oro, che ne riproduceva i lineamenti. Inizialmente i micenei utilizzarono la scrittura lineare appresa dai cretesi. Col tempo la modificarono, dando origine alla lineare B, composta da circa 200 segni che comprendono sillabe e ideogrammi. Si scriveva da sinistra a destra. Questo tipo di scrittura fu decifrato solamente nel 1952. Grazie alle numerose scritte rinvenute su tavolette d'argilla, di bronzo e di altri metalli, gli archeologi sono riusciti a ricostruire molti aspetti dell'organizzazione economica e sociale dei regni micenei. I primi reperti furono ritrovati nel palazzo di Cnosso, a Creta, e successivamente si scoprirono documenti simili a Micene e in altre località della Grecia. Per alcuni studiosi si tratta di una forma di greco antico. Gli scribi utilizzavano la scrittura per annotare tutto quello che succedeva all'interno del palazzo. Gli ordini impartiti dal re ai soldati, il numero dei bambini presenti in città, le proprietà del re, le merci prodotte e le cerimonie religiose.